Nella chiesa sconsacrata di Santa Maria del Giglio, nel centro cittadino di Pistoia, è aperto il Bash, un cocktail bar di proprietà di due imprenditori fiorentini. La direzione artistica sarà gestita dai pistoiesi della Movida, mentre gli interni sono stati affidati al famoso designer Fabio Madiai. Abbiamo scelto questo posto perché noi siamo fiorentini, però Firenze ultimamente è un po' satura di tutto e abbiamo individuato come in Pistoia una città molto carina, un centro molto bello. Io ci ho anche giocato per 4 anni a Pistoia quando ero più ragazzino e mi ha fatto piacere ritornare. Bash nasce da un nome africano che vuol dire comandante. Questo progetto per creare un locale che non c'è in Toscana, credo. Il concetto di ristorante, bar e discoteca, e poi non è né ristorante né cocktail bar né discoteca. Il nuovo non esiste più, è come si mettono assieme le cose che conosciamo. Bash è un tagliere, è un cocktail, è la musica del nostro DJ, le nostre luci, il nostro bancone bar, però è insolito l'accostamento che stiamo utilizzando in questo tipo di locale. Ma li hai per la prima volta a Pistoia? Per la prima volta a Pistoia. Io ho voluto toccare questa chiesa in maniera diversa, cioè lasciarla dietro le quinte, entrare con Dubai che è il nostro lampadario, fino a Detroit Underground che è il nostro bancone bar, fino a una sorta di semi-console lontana davanti all'altare dove c'è una selezione musicale e ci accompagna alla serata. La direzione artistica Movida. Ci occuperemo di organizzare 4 sere a settimana che partano dal giovedì alla domenica con 4 proposte diverse a livello artistico. Si parte da una serata di house a una serata prettamente commerciale del venerdì, a una serata con live music sul sabato sera e una periscena elegante dai sapori Monte Carlo Night sulla domenica. Bash è una chiesa dietro le quinte con qualcosa che esisteva ma è messo assieme in maniera diversa.